nuovamente seconda stagione della trasmissione in onda ogni mercoledì su Teletruria, che parla dello sport aretino a 360 gradi. Anche in questa nostra seconda stagione ovviamente parleremo di sport, parleremo con i protagonisti, interviste, approfondimenti, parleremo di calcio dilettanti, di sport vari, di calcio amatoriale e di tante storie che il nostro territorio ovviamente ogni settimana ci racconta. Lo faremo con tante novità, a cominciare dalla location. Quest'anno saremo ospiti del Circolo Tennis Giotto, che tra l'altro ci aveva già ospitato alla fine della passata stagione, ma che quest'anno è la nostra casa ufficiale a tutti gli effetti. E poi ci saranno tante novità che scoprirete tra poco, novità ma anche conferme, perché squadra che vince non si cambia. Allora do il ben ritrovato a Riccardo Buffetti, buonasera. Grazie Andrea, buonasera a te, buonasera a tutti voi. E allora, prima di Riccardo introdurre le novità, in particolare il nostro concorso, lo sportivo e la sportiva dell'anno, ovviamente vado a dare il ben ritrovato al padrone di casa, visto che il Circolo Tennis Giotto ci ospita, non potevamo non ricominciare da loro. Allora, buona serata e ben ritrovato a Jacopo Bramanti, direttore generale del Circolo. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao Jacopo. E allora Riccardo, prima di iniziare a parlare con Jacopo, appunto, abbiamo anticipato le novità di questa stagione di Sportivamente, quali saranno? Beh, al di là della nuova location, abbiamo una nuova veste grafica, lo state vedendo con i vostri occhi, dal logo che nelle prossime puntate ascolterete l'ideatore come è stato appunto creato, e poi avremo, lo hai accennato poco fa Andrea, lo sportivo e la sportiva dell'anno. Tramite i nostri social network potete votare alla fine di ogni mese i nominativi che voi ci fornirete e che ci forniscono gli ospiti che vengono qua in studio, e dunque al termine poi della stagione, della seconda stagione Sportivamente, daremo il premio al miglior sportivo e sportiva dell'anno. E allora datevi da fare anche voi da casa per segnalarci i nominativi. Jacopo, insomma, ci eravamo lasciati quest'estate con insomma, tanti progetti, tanti risultati positivi per il Circolo Tennis Giotto, insomma, che fine estate è stata e che autunno è? Innanzitutto lasciatemi fare l'in bocca al lupo a tutti voi, grazie. A chi c'è qui davanti alla telecamera, a chi è dietro, a chi lavora al programma. Per noi è un onore potervi ospitare qui, quindi per noi questo è già un punto di partenza per essere vostra base, mettiamola così. E ci eravamo lasciati, sì, per noi è un momento positivo, è finita la stagione, i risultati sono stati direi più che buoni, e abbiamo portato a casa probabilmente una delle stagioni migliori a livello sportivo degli ultimi anni, e c'è frequenza, c'è entusiasmo, quindi non ci lamentiamo, via. Esatto, poi anche i nuovi campi da padel stanno prendendo sempre più diciamo, più interesse anche dai soci che ovviamente partecipano al circolo, d'altro come dire, ormai sono anche nella veste invernale, no? Quindi si può giocare a caldo. Proprio due giorni fa abbiamo... è stata installata la nuova copertura del campo da padel del Palo Oreste, quello che è stato dedicato al nostro socio fondatore Oreste Pratini, e quindi sì, ora siamo pronti anche per l'inverno, anzi vi invito a vedere questa nuova struttura, decisamente bella, non pensavo neanch'io, molto carina. Esatto, insomma, noi l'abbiamo utilizzata anche per uno dei nostri promo di questa nuova stagione, davvero una struttura molto interessante, ma in generale, insomma, Riccardo, no? Questo è un impianto che un po' fiora all'occhiello non solo per Arezzo ma per la Toscana e comunque anche a livello nazionale, insomma, per quanto riguarda il tennis. Parlavi Jacopo di risultati, insomma, che in questo ottobre ho visto, no, campioni toscani sia con l'under 18 maschile che femminile, quindi esatto, avete chiuso un po' col punto esclamativo. Sì, è stato piacevole perché quest'anno abbiamo vinto dall'under 11 fino all'under 18, e questa è la cosa che ci piace di più. Noi sapete che siamo, abbiamo questo focus sulle categorie giovanili, che sono quelle che secondo noi sono il cuore dell'attività sportiva, e quindi per la prima volta siamo riusciti a vincere sia con i maschi che con le femmine, e infatti cercheremo di festeggiare nel modo che ci consentono, purtroppo, perché ancora ci sono un po' di vincoli per questa pandemia che ci sta accompagnando, però è giusto onorare la vittoria, quindi in qualche modo faremo festa con i nostri ragazzi che ci hanno portato queste vittorie.
Lascio la parola a Riccardo, quindi dato che abbiamo dietro, no? Sì, infatti volevo esatto. Dire che va sempre a rimpinguarsi. Il nostro sfondo, Jacopo, è le coppe conquistate negli anni dagli atleti del ciclo tennis Giotto. Ti chiedo se ce n'è una a cui sei più affezionato, oppure insomma la più recente che ti viene in mente. Allora qui dietro c'è la storia del circolo, quindi è ben oltre la mia presenza, diciamo, perché il circolo ha una storia lunghissima. Se devo parlare a livello personale, probabilmente la cosa più gradita è stato il primo scudetto che con il gruppo di persone con cui sto lavorando ora abbiamo vinto, che oramai sono passati un po' di anni, che è stato con le ragazze under 12. È stato, diciamo, l'inizio di un percorso. Quest'anno abbiamo vinto, mi sembra, l'11° titolo italiano, però il primo è sempre un'emozione particolare. Il primo non si scorda mai, giustamente. Jacopo, guardando appunto alla prossima stagione, quali sono gli obiettivi adesso, anche per quanto riguarda la parte agonistica, anche questi mesi invernali, come verranno gestiti? Ancora non abbiamo finito la stagione, abbiamo Matilde Mariani che sta giocando in Sicilia, che tra l'altro si è qualificata per il tabellone principale, abbiamo Anita Bertoloni che sta giocando la Serie A1, quindi abbiamo ancora un po' di attività, dopodiché comincerà la preparazione invernale. Normalmente a seconda del livello sono 8-10 settimane di attività senza competere e poi comincerà la stagione. L'anno prossimo sarà il 40° del circolo e quindi ci stiamo ponendo qualche obiettivo a livello sportivo e cercheremo di onorare questo compleanno che farà la struttura anche con la parte sportiva. Ecco Jacopo, l'anno scorso siamo venuti qua ospiti del Tennis Giotto prima volta, quando ancora la situazione nazionale era tra zona rossa, gialla, arancione, insomma c'erano diverse problematiche. Abbiamo parlato anche dei settori giovanili, no? Di ragazzi e ragazze, di come stavano affrontando la pandemia. Oggi, se tu guardi i ragazzi e ragazze che fanno parte del tuo circolo, li trovi, in che situazione li trovi? Allora, la cosa particolare è che abbiamo una frequenza incredibile, iscrizioni mai avute così fino ad oggi, e quindi devo dire che la pandemia restituisce questo sport, probabilmente, che si è salvato più di altri, essendo individuale, avendo avuto qualche possibilità di giocare di più rispetto agli sport di squadra, e devo dire che c'è tanto, tanto seguito, e quindi i ragazzi hanno tantissima voglia di fare attività e di frequentare. Devo dire che il momento del tennis italiano, maschile soprattutto, sta aiutando parecchio. Oramai Berrettini, Sinner, esatto, Sonego sono tutti nomi che anche i ragazzi più piccoli conoscono. Abbiamo la fortuna che gli ATP Finals per la prima volta nella storia sono in Italia, a Torino, il Next Gen a Milano. Diciamo che tutte queste attività di altissimo livello ci stanno aiutando e quindi c'è tanta voglia di provare a tornare a una vita normale. Io spero, penso che dopo 2 anni di grossissime difficoltà ci siamo abbastanza vicini. Assolutamente, poi i risultati del tennis italiano, a cui facevi riferimento, sicuramente sono un volano, no? Perché poi i ragazzi si identificano anche ovviamente con i campioni, è successo in tante discipline, pensiamo anche al calcio femminile degli ultimi anni, solo per viene in mente al volo un paragone di questo tipo. Ovviamente approfittiamo di Carla per salutare il presidente del circolo Luca Benvenuti, che sicuramente avremo ospite nelle prossime settimane. Ecco, abbiamo parlato di molti dei giovani, per quanto riguarda invece la prima squadra, ecco, qual è l'obiettivo? Prima squadra maschile, ha confermato la categoria, quindi NB1. Abbiamo fatto un innesto di cui però parleremo a Serie A1 terminata, perché non possiamo parlarne prima per rispetto di tutti quanti. E la cosa buona è che l'anno prossimo finalmente, perché mi riguarda, visto che sono il capitano, le ragazze sono in B2, siamo riusciti a centrare la promozione e qui lo posso dire, abbiamo una nuova tesserata, quindi aumentiamo un pochino le possibilità della squadra, non posso, però siamo vicini anche,
siamo vicini anche per questo, è giusto che terminino le stagioni, le stagioni in corso. Però ecco, i maschi eravamo già competitivi l'altro anno, perché ormai sono anni che arriviamo all'ultimo step per la promozione in A2 e con questo innesto speriamo di riuscire a fare finalmente il colpaccio. Con le ragazze credo che non saremo solo rookie, cioè non saremo solo neopromosse, ma potremo dirla nostra, insomma. Dato, volevo tornare, fare un passo indietro, tornare a parlare di questo ritorno, no, al tennis della... da parte insomma di tutta la nazione italiana. Può essere un po' un paragone di quando, dell'epoca di Panatta, quello oggi di Sinner e di Berrettini? È come tomba nello sci, basta avere un uomo, perché noi abbiamo avuto gli ultimi 10 anni in cui le donne hanno vinto qualsiasi cosa, dalla Pennetta agli Slam, c'è stata una finale in America, Pennetta vinci, che è una cosa forse irripetibile, però purtroppo è così, quando c'è un tennista uomo ha un ritorno differente. E quindi, siccome io sono convinto che soprattutto con Sinner Berrettini a breve avremo delle gioie a livello di nazionale e a livello individuale molto importanti, questo sarà un volano sicuramente per i prossimi anni. Infatti non è solo noi Circolo Giotto che abbiamo un buono stato di salute, più o meno il mondo del tennis, anche in provincia, anche in regione, tutti quanti dicono che è un momento positivo. E tra l'altro, Riccardo, no, ci siamo ritrovati proprio a vederla insieme nella finale tra Berrettini e Djokovic quest'estate a Wimbledon, per puro caso, però devo dire che insomma eravamo poi quindi, in un luogo pubblico, ci siamo ritrovati e anche persone che non si conoscevano tutti a tifare, ovviamente, anche chi magari non era molto esperto di tennis, ma magari non lo sono... Neanche io. Insomma, ma ora lo diventano tutti. Impareremo, anche noi. E allora, siamo arrivati in conclusione di questo nostro primo spazio. Ringrazio Jacopo Bramanti, direttore generale del Circolo Tennis Giotto. Ovviamente avremo nel corso di questa stagione tanti protagonisti del circolo, magari anche nuovi acquisti, nuovi innesti, anche per quanto riguarda... Quando sarà il momento ce lo dirai tu, e noi ovviamente saremo assolutamente lieti di poterli ospitare. Adesso andiamo in pubblicità, poi seconda parte di Sportivamente. Seconda parte di Sportivamente, apriamo una ampia pagina adesso dedicata al calcio dilettanti. L'abbiamo detto, in questa nostra seconda stagione di Sportivamente parleremo molto di calcio dilettanti, non l'abbiamo voluto fare lo scorso anno per ovvi motivi, con i campionati praticamente interrotti causa pandemia. Vedremo di recuperare ovviamente quest'anno, e in questa prima puntata parleremo molto di prima categoria. Iniziamo a farlo introducendo gli ospiti di questo nostro secondo blocco. Allora vado a dare il benvenuto ad Alessandro Iacomoni, presidente della Sansovino. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. E insieme a lui Maurizio Pecorari, preparatore atletico che non ha certamente bisogno di presentazioni. Ha iniziato questa stagione con la Sansovino, è in procinto, no, di una nuova avventura, poi ci dirai tu quello che ci vorrai raccontare questa sera. Comunque insomma è stato preparatore atletico tra gli altri di Arezzo e Pisa, con il quale ha vinto anche un campionato, una promozione playoff in Serie B. E allora, prima di iniziare con i nostri ospiti, Riccardo, andiamo a vedere quella che è la classifica proprio del girone di prima categoria, dove comunque la Sansovino per il momento sta facendo molto bene. Girone F, sesta giornata, conclusasi lo scorso weekend con vittoria della Sansovino 2-0 contro Arezzo Football Academy, a decidere una doppietta di Massimiliano Benucci. Poi le altre gare, Vettore Virtus Chianciano 3-1, Ponte Belvedere Vicio Maggio 5-2, Torrita batte in trasferta 3-1 lo Spogliano, Tigoletto Pieve al Topo 4-2 e la Poliziana batte 2-1 l'Atletico Piazza e riposa in questo turno l'MC Valdichiana. Classifica in testa l'Olimpico Sansovino con 15 punti, 5 vittorie, 0 sconfitte, 16 gol fatti e 2 gol subiti. Poi Ponte Belvedere e Poliziana 14 punti, Tegoletto 12 insieme a Arezzo Football Academy. Nella classifica Torrita 11, poi MC Valdichiana 7, Spogliano 5 insieme al Vicio Maggio, Vettore 3, Atletico Piazza 2, Pieve al Topo 1 e ancora 0 punti il Virtus Chianciano. E allora, tra l'altro tu Riccardo ieri hai seguito proprio la gara tra Olimpico Sansovino e Football Academy con la vittoria appunto degli Arancio Blu per 2-0, poi ti chiederò un po' anche un giudizio su questa partita. Parto ovviamente da Alessandro, una vittoria importante, primi da soli in testa, diciamo, per ora come dire, tutto confermato, insomma l'obiettivo è quello di vincere quest'anno. Guarda, primi da soli sì, è vero, ma non è facile, l'obiettivo sì, il nostro è quello comunque di fare bene, di provare a fare questo salto di categoria.
ma tutte le domeniche è una battaglia, ogni domenica comunque è una partita a sé, dobbiamo prepararla bene, essere bravi, umili, concentrati, infatti lo vediamo che comunque ogni domenica dobbiamo affrontare in maniera determinata gli avversari perché ci aspettano un po' su tutti i campi e questo lo sappiamo, siamo consapevoli, però per ora ragazzi sono stati bravi, umili, sempre concentrati e hanno fatto veramente veramente bene. Ecco, tu hai ricordato ovviamente, no, che vi aspettano un po' su tutti i campi come la squadra da battere, anche perché insomma in rosa avete dei giocatori di assoluto valore per la categoria, che magari anche con la categoria c'entrano poco nulla, penso a Benucci, no, che è un giocatore che comunque insomma in prima categoria è davvero un lusso. Guarda, ci sono una serie di ragazzi veramente validi, io credo tutto il gruppo è veramente di grande livello. Io ci ho parlato, il nostro direttore ci ha parlato prima della stagione, hanno sposato un progetto che è quello della Sansovino, che comunque vuole fare bene non solo quest'anno, ma comunque ha un progetto ben chiaro, sia come prima squadra che come settore giovanile, quest'anno abbiamo inserito il femminile, quindi ci portiamo avanti in un progetto serio, fatto bene e vogliamo comunque fare bene per quello che è nelle nostre possibilità. Assolutamente, poi tu hai toccato anche il tema del femminile, ne parleremo perché questo è un progetto molto interessante. Riccardo, allora, che partita è stata quella di ieri? Beh, è stata una partita ad alta intensità, molto bella da vedere, anche se il risultato è stato bloccato fino al 27esimo, 21esimo del primo tempo, dove Benucci ha trovato il gol dopo un'imbucata di Bianchi verticale, pallonetto sotto a scavalcare il portiere, e nella ripresa l'Academy ha messo forse più pressione al Olimpico Sansovino, che comunque è riuscito a chiudere la partita con un gran sinistro dal limite dell'area di rigore di Benucci quando mancavano 5 minuti al termine della gara. E appunto una gara ad alta intensità che comunque ha visto due squadre giocare la partita a viso aperto. Insomma, posso confermare anche sia Alessandro che Maurizio che comunque è stata una gara davvero difficile anche da portare fino in fondo. Ma assolutamente, cioè è stata una gara difficile e complicata perché comunque sapevamo che venivamo in casa di una squadra che era prima con noi e non è un caso che sia stata lì, quindi dovevamo fare bene, i ragazzi sono stati bravi e l'abbiamo spuntata, quindi insomma ora guardiamo avanti perché già mercoledì abbiamo un altro impegno. Volevo anche un parere di Maurizio. No, io mi allaccio al discorso fatto al Presidente, è stata una partita dura, tosta, ma io era tanto che non rifacevo questi campionati, ma non è facile, anche se noi abbiamo un'ottima squadra, ma sono campionati molto difficili, dove l'agonismo, la determinazione ne fa da padrona, e anche se abbiamo un valore tecnico magari superiore, i ragazzi sono stati bravi ad adeguarsi a questa categoria, a questa tipologia, che io da tanto che non rifacevo, ma mi rendo conto che non è facile, quindi i ragazzi sono stati bravi a calarsi in un calcio che non è per parecchi quello che erano abituati, e non è facile. Ecco, ti chiedo anche da un punto di vista invece di preparazione atletica, cambia ovviamente da dilettanti professionisti, come è impostato un po' il lavoro quest'anno? Sì. Considerando anche magari l'anno di stop, no? Perché ecco, questo credo che per voi preparatori sia stato anche un elemento complicato, perché insomma tanti ragazzi, è vero che ci si può allenare individualmente, ma non è la stessa cosa. Sì, perfettamente, c'è un po' di problema più grosso, a parte che da dilettanti professionisti è un altro tipo di lavoro chiaramente, anche perché ragazzi, molti dottori vengono al lavoro il giorno dopo, la mattina entrano, quindi anche i recuperi sono diversi, quindi uno deve essere bravo a valutare oltre che fisico, psicofisico, che è fondamentale. E poi il problema è stato l'anno in cui abbiamo fatto conti con questo virus, questa pandemia, con ragazzi che sono stati fermi tanto tempo. Io ho avuto anche modo di sentire con colleghi che hanno fatto anche professionisti, che in Serie B, che sono miei amici, erano loro stessi che hanno dei mezzi molto più approfonditi, erano in difficoltà tutti, che è una cosa nuova per tutti. Io cercavo di approcciare con un discorso molto più soft, andando a cercare lavori personalizzati, partendo da un lavoro molto più tranquillo e andare a toccare tutti quei lavori di mobilità, la propria scettività di ricostruzione di schemi motori di base e poi accelerare. Questo è stato secondo me la cosa più importante e per fortuna sinceramente ero preoccupato perché la formula magica non c'è nessuno, però deve essere contento perché alla fine l'iter della preparazione va bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema se non piccolissime cose, quindi siamo stati fortunati, diciamo, e sono stato contento alla fine del lavoro. Ma era un problema per tutti, nessuno si andava a navigare un po' a fare i spinti. Che questo sì, assolutamente, credo che magari in questo inizio di stagione chi è riuscito ad azzeccare magari ecco, la preparazione migliore possa avere magari un po' di vantaggio iniziale, Riccardo. Sì,
io volevo fare un passo indietro, riallacciarmi a quello che diceva prima il presidente e alla domanda che anche gli hai fatto tu, un impostazionino ambizioso. L'anno scorso è venuto in trasmissione Samuele Sereni, quest'anno Nita per la seconda stagione, per la prima ufficiale, possiamo dirla così, sì. Forse che potrà proseguire fino in fondo nelle file del Lumix Sansovino. E ambizioso, ma dove può arrivare questa società? Non squadra, non questo campionato, ma in lungimiranza. Guarda, noi non ci siamo dati un limite, noi vi faremo domenica per domenica, stagione dopo stagione, quindi vedremo andando avanti. Sicuramente la prima cosa che è stata fatta è quella di strutturare la società in maniera importante, sia a livello impiantistico che a livello dirigenziale, che a livello di staff sia medico che comunque di preparatori, perché comunque credo che abbiamo Maurizio, purtroppo lo abbiamo ancora per poco e quindi questo sarà una grossa perdita, però comunque noi guardiamo avanti e quello che è l'obiettivo della società è quello di fare bene. Abbiamo circa 280 tesserati, quindi è un numero importante per una società che comunque dopo un lockdown ha incrementato del 30% quello che sono i propri numeri. Quindi non ci diamo obiettivi ben precisi se non quello di fare sempre bene e al massimo di quello che sono le nostre possibilità. Tra l'altro è nata anche la sezione del calcio femminile, io vengo professionalmente insomma da 6-7 anni di calcio femminile, quindi sono un po' di parte in questo caso. Come è nata l'idea di formare una squadra appunto di calcio femminile a Monte San Savino? Io quando sono entrato in società volevo fortemente questa cosa, poi il primo anno con il problema Covid non è stato possibile portarla in fondo e quest'anno è stata strutturata una squadra femminile che per ora è solo prima squadra, poi noi vogliamo strutturare anche lì tutto il settore giovanile. Quello che per noi è importante sono le figure che sono arrivate, perché in primis la mister Valentina, che comunque è un profilo di grandissimo livello per il calcio femminile, ma guarda, io l'ho viste 2 o 3 volte perché non posso sempre andare a vedere tutti e mi sono veramente divertito, ma hanno parlato del calcio femminile come un calcio comunque diverso, no? Ma hanno detto come quello in settore giovanile, io ho visto fare delle cose che sfido veramente alcune prime squadre maschili a fare determinati movimenti, determinate situazioni, quindi sono veramente veramente soddisfatto, stanno andando avanti a mille perché comunque stanno andando veramente bene e ci auguriamo anche lì di portare degli ottimi risultati. Ovviamente poi avremo modo, no, anche nel corso di questa nostra stagione di Sportivamente di conoscere anche più approfonditamente la realtà femminile della Sansovino. Volevo tornare da Maurizio perché ovviamente non l'aveva un po' anticipato Riccardo, l'ha detto anche Alessandro, no? Ha detto purtroppo lo perderemo, è chiaramente Maurizio Pecoraro è un lusso anche in prima categoria, insomma ti aspetta una nuova esperienza, cosa ci puoi dire e quanto ti dispiace comunque lasciare Monte San Savino? Innanzitutto ancora faccio parte della famiglia perché fino a okay. Avevo questa cosa ben avviata dove manca la firma, però so che nel calcio la scaramanzia è finché uno non firma bisogna essere sempre ponderati, però è avanzato spesso, ci sono ottimo rapporto e saputo l'iter, quindi aspettiamo scaramanticamente di mi appoggiare le firme, però io mi dispiace tantissimo perché io venivo dalla recessione del contatto col Pisa, ho avuto un incontro col PES e dico questa società può arrivare tanto lontano perché è strutturata in una persona, non è che voglio fare l'incontro perché prima è una persona che non ha bisogno di incontri veramente, quindi è stata per me un'esperienza bellissima, tuttora mi sento a far parte e spero che domani di essere sempre parte con amicizia e tutto, perché ripeto, questa società può arrivare lontano perché è strutturata da persone varie, competenti, in cui al primo posto c'è il prestito. Per quanto concerne il discorso, mi è capitata questa opportunità, ho portato avanti, ma spero di poterla chiudere perché potrebbe essere un'opportunità importante professionalmente la mia carriera. Riccardo, siamo quasi in conclusione, c'è un ultimo flash con Alessandro e poi ci salutiamo. Beh, abbiamo parlato del campionato della squadra, abbiamo parlato insomma della dirigenza, abbiamo parlato del femminile e vorrei anche accennare ai tifosi perché io ero presente alla partita domenica scorsa, la maggioranza della tribuna erano tifosi del Monte San Savino. Guarda, è una cosa da non credere, ma si è ricreato un entusiasmo intorno alla società, intorno alla squadra veramente, veramente importante.
Noi abbiamo un tifo che è spettacolare, che segue comunque tutte le domeniche sia in casa che in trasferta la squadra, li incitano ma vengono agli allenamenti, gli fanno i cori agli allenamenti, fumogeni agli allenamenti, quindi c'è una cosa spettacolare, cioè vivi veramente una sensazione bellissima e tutta la domenica per 90 minuti ti hai potuto ascoltare con le tue orecchie, sentire il tifo che canta è una cosa bellissima. Anche per i giocatori stessi? Per i giocatori, infatti i giocatori quando glielo dici, no, che comunque ci parli, sono quasi increduli, poi basta la prima amichevole che fai dopo la preparazione si rendono conto di questo. Io voglio fare un ringraziamento particolare a Maurizio che questa sera è qui con me, perché comunque Maurizio è 2 anni che è con noi, io gli voglio fare un grande in bocca al lupo perché comunque è la cosa più importante per la sua carriera lavorativa, perché comunque per lui questo è, però rimarrà sempre uno della Sansovino, perché certi legami, certe amicizie, al di là comunque dell'aspetto lavorativo che viene fatto, non sono indelebili, quindi credo che Maurizio ha lasciato un segnale e domenica quando i tifosi gli facevano i cori a fine partita è stato uno dei momenti veramente più belli. Infatti io allacciando i due tifosi devo ringraziare perché domenica sono stati un fatto emozionale, perché io poi sono, mi definisco un da campo, sono un uomo, insomma. E queste altre cose sono un po' mi hanno fatto veramente emozionare e li ringrazio di cuore a loro e a tutta la famiglia Sansovino, sperando che vada a un porto sta cosa, io sono sempre scaramante. Allora, chi vivrà vedrà, insomma. Comunque in bocca al lupo ovviamente a Maurizio Pecorari, in bocca al lupo alla Sansovino di Alessandro Iacomoni. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi terza ed ultima parte di Sportivamente. Terza parte di Sportivamente, nuovamente qua dal Circolo Tennis Giotto, continuiamo a parlare di prima categoria, però ci spostiamo nel girone E con un'altra realtà che sta facendo molto bene in questo avvio di campionato, dalla Val di Chiana al Casentino. E allora benvenuti agli amici della Rassina, comincio presentando il presidente Massimo Dattile, buonasera. Buonasera. Poi alla mia sinistra il difensore goleador, lo possiamo mai definire, già 4 reti, Jacopo Poponcini, buonasera Jacopo. E poi il primo tifoso del Rassina, nonché sindaco di Castel Focognano, Remo Ricci. Buonasera Remo. Buonasera a te. Un amico della nostra trasmissione, te lo vediamo con la sciarpa d'ordinanza, quindi assolutamente in prima fila Remo. Allora Riccardo, prima di parlare con i nostri ospiti, come abbiamo fatto prima, andiamo a vedere i risultati classifica dopo l'ultimo turno in prima categoria girone. Esatto, girone, sesta giornata maturata anche qui nello scorso weekend, con il Rassina che ha battuto 1-0 il Bibbiena grazie al gol di Falzini, e poi Ambra Pergine 3-1, Firenze Sud Pelago 2-1, vittoria esterna dell'Uomo Ponte 3-0 contro il Fulgore Castelfranco, San Clemente Viaggio Piandiscò 3-2 e poi il Zubiano batte il capolora nel derby del Basso Casentino 4-0, riposa l'Inter Club Incisa, anche il Rassina in un derby tutto casentinesi contro il Bibbiena. E la classifica vede in testa il Zubiano con il Rassina con 14 punti, Bibbiena San Clemente dietro con 10, poi Ambra e Pergine 9 punti, a 7 l'Olmo Ponte e il Capuna Quarata insieme al Firenze Sud, poi abbiamo Vaggio Piandiscò 5, Incisa 4, Castelfranco 3 e Pelago Fagnano di Coda con 1 punto. Allora, vorrei iniziare subito da Jacopo Poponcini, insomma, per chiederti un po' questa vittoria di misura sul Bibbiena, una vittoria importante, no? Che consolida il primato seppur in coabitazione con il Subbiano. Che partita è stata, Jacopo? Allora, è stata una partita difficile, comunque loro sono un'ottima squadra, se si trovano anche loro nelle alte posizioni c'è un motivo. È stata una partita difficile dove siamo riusciti a trovare subito il gol, e quello sicuramente ci ha aiutato a alleggerire un po' la pressione. E siamo stati bravi a difendersi bene, comunque l'abbiamo preparata bene in settimana e non è mai facile vincere le partite, sono partite sempre difficili, complicate, e molte volte vengono concluse su degli episodi, e quindi dai, siamo contenti. Andate dal presidente Massimo Dattile, insomma un bel avvio di campionato per il Rassina, insomma l'obiettivo qual è in questa stagione? Ma sicuramente noi l'obiettivo è quello di far bene, insomma non ci diamo anche per scaramanzia degli obiettivi prefissati, però chiaramente di stare nelle parti alte della classifica. Abbiamo replicato il progetto di anno scorso inserendo qualche piccolo innesto, però chiaramente sono ormai 3-4 anni che arriviamo ai playoff, arriviamo sempre vicini, quindi vogliamo sicuramente replicare questi buoni risultati. Il tifoso Remo Ricci?
È contento di come sta andando la squadra? No, molto contento, anche perché come ex presidente e come primo tifoso in questo momento, oltretutto anche nel ruolo che sono, certo, ancora più forte il tifo che faccio per la squadra del mio paese. Chiaramente sono orgoglioso del posizionamento della squadra in questo momento, perché essere lì in testa alla classifica con una squadra che sicuramente è data per quotata a livello vincente, che è il Subiano, e noi per ora resistiamo al tiro del Subiano, è importantissimo, e come ha detto il presidente, per noi è importante riuscire a fare un bel campionato come lo abbiamo fatto nei 3 anni precedenti, escluso lo scorso che non c'è stato per chiari motivi che sappiamo tutti, e arrivare in 5 anni di prima categoria a vincere 2 playoff e perdere addirittura la finale interprovinciale per poter passare in promozione, siamo arrivati lì al limite più volte, perciò chiaramente gli obiettivi non sono stati centrati nel passato, con la speranza di riuscirci prima o poi. Riccardo? Io volevo soffermarmi, Andrea, su una curiosità insieme a Jacopo. 4, 5, 6, 7, 8, 8 reti su 10 che avete segnato le hanno segnate i difensori. Quando iniziano a segnare anche gli attaccanti, in realtà si andrà a fermare, insomma. Speriamo, dai. Però adesso siamo stati bravi noi, sicuramente non siamo nati per questa cosa, però se riusciamo a fare gol e portare la squadra comunque a vincere le partite va più che bene, ecco. Ecco, tra l'altro un Rassina che la prossima settimana riposerà e poi insomma tornerà in campo. È il Subiano la squadra da battere, oppure tu conosci anche insomma molti campionati dilettanti, c'è qualcuno che ti ha sorpreso più rispetto alle altre? Allora, il Subiano sicuramente ha un'ottima rosa, ha un'ottima società, un ottimo gruppo, sono tanti amici che giocano lì, e sicuramente faranno bene, e sono un'ottima squadra, come ho detto. Noi stiamo facendo bene, ci stiamo allenando bene, il gruppo è ottimo, e abbiamo per me le nostre possibilità, e siamo outsider sicuramente, però abbiamo, per me abbiamo qualcosina che non è facile avere in tutte le squadre, anche se ci sono ottime rose, ottimi giocatori, e possiamo fare male sicuramente. Un problema anche con il presidente: come è ripartita la società del Rassina, non solo la prima squadra ma anche il settore giovanile, dopo 2 anni di pandemia acuta? Ricordiamo che ancora non siamo totalmente fuori dall'emergenza, ma comunque si è tornati a giocare in tutte le categorie. Sì, noi come dicevo prima abbiamo ripreso in toto il progetto di anno scorso, chiaramente sulla prima squadra abbiamo fatto pochissimi innesti, 2 innesti, invece il progetto juniores, diciamo, l'abbiamo ricostruito quasi da zero, perché chiaramente scattano le annate e quindi non avendo il settore giovanile ci siamo trovati, quindi abbiamo fatto un investimento importante sul settore, sulla squadra di juniores. Per ora sono poche partite, però anche su quella siamo abbastanza contenti. La squadra ha perso sabato per una doppia espulsione, però insomma, e purtroppo sono episodi, poi a livello di juniores gli episodi pesano molto di più che nella prima squadra, quindi certo, non è per appellarsi alle giustificazioni, però insomma siamo contenti, la squadra è al vertice anche quella, quindi speriamo di riuscire a fare un progetto importante anche se lo juniores. Remo, un binomio potrebbe nascere quest'anno tra juniores e prima squadra, facendo tutti i riti scaramantici dovuti a termine della stagione? Ma sostanzialmente sì, la juniores, come diceva il presidente, sta facendo molto bene, abbiamo un gruppo di ragazzi molto strutturati, ragazzi che poi vengono anche utilizzati dal mister della prima squadra, pertanto sicuramente è un gruppo che può far bene come può far bene la prima squadra. È chiaro che il campionato è lungo, un po' meno lungo degli anni passati perché ci sono meno squadre, però chiaramente il campionato è lungo, le insidie sono poi tante, ci sono poi gli episodi come quello che è accaduto sabato che a volte fanno la differenza anche rispetto al giocare bene, perché se imposti una partita bene poi ti ritrovi un 9 per una cavolata fatta da un giocatore, tanto per capirsi, e poi si rischia veramente di compromettere quelle partite che potrebbero essere vinte. Ecco, Presidente, come avete trovato i ragazzi nel
rientro, no, in fase di preparazione di entrambe le categorie. Parlavamo adesso, insomma, parlava Remo di un gesto di un giocatore, ma mentalmente, ragazzi, come hanno ripreso l'inizio della stagione, ma dopo due anni di inattività? Sinceramente c'era tanta voglia di ripartire, quindi questo probabilmente ha sopperito anche le mancanze fisiche. Siamo partiti per tempo, quindi abbiamo fatto col fine agosto già delle preparazioni pian pianino, però insomma, sinceramente poteva andare anche peggio per come erano le aspettative. Siamo contenti perché le preparazioni sono andate bene, insomma i ragazzi, probabilmente è stata la parecchia voglia che avevano, certo, sia loro sia la società, di ripartire, che noi abbiamo fatto di tutto per metterli a loro agio, quindi siamo sicuramente molto contenti sopra le aspettative per la ripartenza. Ecco, io questa domanda la voglio girare proprio a chi poi in campo ci va, no? Come Jacopo, nello spazio precedente con Maurizio Pecorari abbiamo proprio cercato di capire in che modo il preparatore atletico ha dovuto rimettere un po' in moto i vostri muscoli. Ecco, dopo un'annata come quella l'anno scorso, che non si è praticamente giocata, è interrotta dopo un paio di partite, ecco, ti chiedo personalmente che esperienza hai avuto, se sei riuscito in qualche modo ad allenarti, come è stato riprendere, raccontaci un po'. Ma a me sicuramente è sempre piaciuto allenarmi, e anche nel momento Covid ho cercato di tenermi sempre impegnato, che sia stato correre, che sia, può essere stato andare in bicicletta, nuoto, qualsiasi sport, l'importante era tenere comunque attivo il fisico. Ecco, dopo sicuramente la preparazione è stata un po' diversa dalle solite, perché non potevi arrivare e caricare subito, perché non tutti sicuramente si sono allenati, certo, come bisognava, e quindi è stata una preparazione un pochino più soft, diciamo, però questa cosa cambia durante l'anno, perché ora ci stiamo allenando forte tutte le settimane, cioè non c'è stato un calo, anzi gli allenamenti sono sempre gli stessi, ma sono aumentati l'intensità. Quindi è cambiato un po' il rapporto di inizio preparazione, quando prima si forzava tanto, ora invece chiaramente anche per evitare gli infortuni dovuti alle attività si cerca di intensificare gli allenamenti durante la settimana. Esatto. Certo. Ecco, e su questo come ha inciso sulla partita, nel senso i ritmi, è cambiato qualcosa? Che sensazione hai in campo? Per adesso i risultati stanno parlando anche a nostro favore, nel senso, per me stiamo bene, ci stiamo allenando bene, abbiamo avuto comunque fortuna che nessun giocatore ha avuto un infortunio, ha avuto infortuni importanti che ha dovuto saltare alcune partite, certo, e questo sicuramente incide tanto. Per me stiamo bene, ci stiamo allenando bene e speriamo, come detto prima, che non ci siano problemi fisici importanti dove i giocatori devono stare fuori non solo piccole giornate, ma anche mesi. Certo. Riccardo, siamo arrivati in conclusione di questa nostra prima puntata, prima dei saluti, però vado a ringraziare ovviamente gli amici della Rassina, Jacopo Poponcini, il presidente Massimo Dattile e Remo Ricci. Ovviamente in bocca al lupo per il proseguo di questa stagione. Riccardo, ricordiamo anche gli appuntamenti social per quanto riguarda la nostra trasmissione. Sì, potrete trovare Sportivamente, dopo che abbiamo messo andato su Tulia, quindi il giovedì, nella pagina Facebook Sportivamente, nella pagina Instagram con lo stesso nome Sportivamente, lo riconoscete dal nuovo logo. Ovviamente io ringrazio Video Più per le riprese e la regia. Sportivamente torna tra 7 giorni.